Allora, stavamo parlando di certe notti speciali e in questo momento arriva un'altra telefonata e io vorrei sapere chi parla. Pronto? Mare, sei mio fratello. Io non ho fratelli, ho solo una sorella meravigliosa che si chiama Palmina. Io sto bene. Innanzitutto ho chiamato per sapere come stai, perché i veri amici si comportano così. Allora, mare, noi due non siamo amici, non siamo fratelli. Sto bene. Spero che anche tu stai bene. Tu sei il mio idolo, mare, tu lo sai. Sei il mio idolo. Ho deciso di farmi tatuare la tua faccia sulla mia faccia. Ma non c'è bisogno, lasciami la faccia pulita. Sei mio fratello, mare. Io non porto gli occhiali perché ci vedo 11 decimi. Ho comprato gli occhiali come i tuoi, mare, per somigliarti. Allora, io voglio somigliarti, mare, perché tu sei il mio, come si suol dire, il mio esempio, mare, da seguire. Seguimi, ma non. Tu sei non mare. Siamo amici, non... Tu sei la persona da emulare, ma tu sei il mio fratello. Va bene, io veramente, credimi, mi sto facendo cambiare il cognome, per chiamarmi come te. Ma lascia perdere. Sono Ennio, mare, come stai? Allora, io sto bene, Ennio, però non portiamo queste parole avanti. Noi non siamo fratelli. La gente deve sapere, perché la gente non conosce gli aspetti positivi, quelli privati della tua vita, e non sanno, mare, l'amico che sai essere con i tuoi fratelli e amici. La gente deve sapere che io sono una persona per bene, che ho tanti amici, ma tu non sei mio amico. Io sono tuo fratello, mare. Tu mi hai aiutato nei momenti più difficili, mare. Ti ricordi, mare? Non mi ricordo affatto. Quando ti ho aiutato, dimmelo. Mare, quando eravamo a scuola, mare. Ma noi a scuola non siamo mai andati assieme. Scuratamente davanti al preside pur di salvarmi dalla sospensione, mare, hai mentito davanti al preside. Allora, io un amico lo salverei anche dalla sospensione. Perché sei il numero uno, mare, sei il più grande. Ma tu non eri a scuola. Io sono fiero di essere amico tuo, mare, lo vado dicendo a tutti, mare. Ma non c'è motivo. Io esco la mattina e dico salve, io non mi presento, dico ciao, sono l'amico fraterno di Salvo La Rosa. Ma io non è vero, non è così. Sei mio fratello, io ti voglio bene, lo posso dire che ti voglio bene. Ma guarda, dimmelo pure. Allora, ma la notte ti sogno automaticamente. Sono incubi. Ma sei mio fratello, ma io sogno cose meravigliose. Sogno. Progetti che possiamo portare avanti insieme, mare. A proposito di questo, ti chiamavo perché mi hanno proposto, mare, una sala giochi, una pomponiera, mare, una cosa che facciamo i soldi. Ci sono ormai le VLT. Non sono proprio regolari. Appunto, quindi che mi proponi cose irregolari? Ma che dettaglio? Le cose tu sei mio fratello, mare, devi fidarti, mare, tranquillo. Ci mettiamo 50.000 euro a testa, mare, e siamo a posto. Ora, siccome io momentaneamente sono sprovvisto, i primi 50.000 ce li metti tu. Quindi adesso io passo, vengo viaggiare, non passare, ce l'avrai in contanti, ma conoscendoli tu, 50.000 euro di porti in tasca, mare, conoscendoli, e non ho soldi per questo tipo di iniziative. La gente deve sapere la tua generosità fin dove si spinge, mare. Allora Salvo La Rosa cammina con 50.000 euro in tasca soltanto per la beneficenza, quella mattutina che si può fare così in Vietnea. Ecco, lui 50.000 euro li spende solo per quello, perché lui è un grande. Non li hai spesi, io passo, me li dai un attimo. E allora, poi... Ennio, io non ti do nulla, io non ti conosco, allora, io non so chi sei. Ma sei mio fratello, ma mi sto facendo tatuare la tua faccia. Ma fatti tatuare quello che vuoi, io non ho soldi, soprattutto per investimenti di questo genere. Allora non ne hai, no, guarda, li puoi togliere, Matteo Marino. DJ Marins, levali. Ma non dire alla gente che siamo amici, ma io non glielo dico, non siamo amici. Tu in diretta TV, mare, mi stai negando questo favore immenso. Ma che favore immenso? Apriamo una. Ma che amico sei? Ma come ti permetti di dire, tra l'altro, in una giornata in cui parlate di amicizia, ti comporti in questo di modo? Di amicizia, mare, vera, non di questa amicizia ma fittizia. No, ma tu chi sei? Ma non ti conosco, non ti ho visto mai. Ma che lavoro fai? Ma chi ti conosce? Conduttore di che? Mare, ma chi conduttore della televisione? Televisione di TGS, chi? Ma non ti conosco. Mare, mi RGS. Faccio tatuare la tua faccia, lo sai dove? Lascia stare. È meglio che non te lo dico. Esatto.